Ciao, io sono Leo e ho 8 anni. Sono qui perché mi hanno chiesto di spiegarvi che cos'è l'inclusione sociale e di che cosa parla il manifesto della società inclusiva. Ma come fai a saperlo? Mi chiederete voi. L'altro giorno è venuta a casa mia Paola e mi ha chiesto: Leo, mi aiuti a capire una cosa? Mi ha fatto vedere un foglio con su scritto manifesto della società inclusiva. Ha 5 punti che parlano di diversità, scuola, partecipazione politica, comunicazione e sicurezza sul lavoro. Io ho provato a leggerlo, ma non ci ho capito niente. Allora Paola mi ha detto: quando non capisci qualcosa, non la vai forse a chiedere alla mamma o al papà? Se non riusciamo a capire quello che c'è scritto nel manifesto, non ci resta che chiedere spiegazioni agli adulti. Ed è così che sono diventato un super intervistatore. Che cos'è l'inclusione sociale? Posso chiedere l'aiuto del pubblico? Accettare tutte le persone anche se hanno magari dei problemi in più. Boh, mi pare una domanda un po' difficile. Far sì che anche gli altri si sentano a loro agio in qualsiasi posto stanno, o nel nostro posto. L'inclusione? Posso fare la telefonata a casa? No, non lasciare una persona fuori dal proprio gruppo. E il favorire l'ingresso di persone nuove in gruppi organizzati. E come avviene questo? Non è facile, forse è la cosa più difficile, perché quando ci si va ad inserire in un gruppo, anche se nella tua classe arriva un amichetto nuovo, all'inizio per voi sarà una curiosità vedere com'è fatto, cosa dice. Poi dopo un po' però vi rendete conto che è difficile riuscire ad inserirlo. Voi siete già organizzati in una certa maniera, ognuno di voi ha un compito, quindi bisogna trovargli degli spazi nuovi a questa nuova persona che arriva. Bisogna sapersi fare anche un pochino da parte e rivedere le proprie idee. Alcune persone si spaventano di una persona che magari o ha la pelle di un altro colore, o porta dei vestiti diversi dai nostri, o mangia cose diverse dalle nostre, possono anche spaventare. Alcune persone si spaventano, quindi è difficile l'inclusione sociale. Diciamo che generalmente è cercare di mettere dentro qualcuno in una cosa che fa parte di tutti. Io e te siamo diversi? Noi non siamo diversi, tu sei soltanto, cioè sei un bambino ma io sono una donna, però non siamo diversi. No. Perché? Perché di diverso abbiamo solo l'età. Io e te siamo uguali? Assolutamente sì. Perché? Tu sei un essere umano, io sono un essere umano. A parte l'altezza, credo dipende da che punto di vista. Esiste, secondo te, la diversità tra le persone? Sì, sì. Io sono alto e tu sei basso. Che conseguenze hanno le diversità sulla vita delle persone? Beh, li dividono un po'. Esiste, secondo te, la diversità tra le persone? E certo, mica io e te siamo uguali. Secondo me sì, esiste. Tutti siamo persone, ma ci sono delle differenze evidenti. Noi parliamo di diversità, tu che ne pensi? A parte che il tema mi piace tantissimo, io adoro le diversità, mi piacciono le persone che non la pensano come me, anche se ci litigo spesso, perché ci insegnano tante cose. Allah diceva che erano meravigliose le diversità. Essere diversi, secondo me, cioè naturale. Cioè più sei diverso tra l'altro, secondo me, è più sei unico. Cioè devi essere accettato, anche se sei diverso, o deve essere accettato oppure te devi fare anche accettare. Abbiamo tutti delle caratteristiche diverse, perché si dice che siamo tutti uguali? Perché c'è un modo diverso per intendere l'uguaglianza, che è quello di trattare le persone a secondo delle loro caratteristiche. Essere uguali significa trattare casi diversi in maniera diversa. Io non so chi dice che siamo tutti uguali, siamo tutti diversi, però tutti viviamo nello stesso ambiente. E quindi abbiamo gli stessi diritti e doveri, quindi per me non siamo uguali, ognuno è diverso dall'altro, però ognuno ha il proprio diritto di vivere nell'ambiente in cui sta. Secondo te perché è importante andare a scuola? Perché è importante, una cultura è una cosa necessaria nella vita. Tu vai a scuola? Sì. Qualcosa ti imparano? Sì, sì. Ma però qualcosa impari anche da solo? Perché per esempio trovi un compagno di un altro paese e quello ti sembra diverso? No. È come noi,
se noi ci tagliamo, il sangue è uguale a tutti. Istruzione come minimo. Andare a scuola è non importante, fondamentale, perché l'apprendere, il sapere, fa di te una persona libera. È fondamentale anche perché l'educazione e la cultura producono civiltà. Studiare serve perché devi imparare a fare le cose che servono proprio in modo essenziale, come mangiare, respirare, di sapere anche leggere e scrivere. La scuola è una necessità, perché tu devi crescere e devi trovare un posto nella società. Che cos'è la democrazia? La democrazia è l'opportunità che tutti hanno di divulgare un'opinione, di parlare e di far sapere un proprio pensiero, rispettando anche comunque l'opinione diversa. La democrazia significa che nessuno può comandare nessun altro e tutti insieme ci comandiamo da soli. Se io ho un'idea e un altro ha un'altra idea, non è che io debbo oppormi a lui, io debbo discutere la sua idea con la mia, vedere in modo che ognuno, che accettiamo le idee degli altri se è necessario accettarle. Esiste la democrazia? L'imposizione di idee della maggioranza sulla minoranza. Invece partecipazione politica che cosa significa? È la possibilità che abbiamo tutti, qualsiasi sia il nostro lavoro, i nostri studi, la famiglia da cui proveniamo, di lottare e scendere in campo, di metterci in marcia per poter affermare il nostro modo di intendere la politica, cioè quello che riguarda i cittadini. E non limitarsi ad esprimere un voto soltanto durante le elezioni, che spesso non è neanche ragionato. Quindi partecipare significa innanzitutto informarsi, sapere, analizzare quello che si sa, andare oltre il significato apparente, confrontarsi con gli altri, discuterne e nel momento in cui si esprime un proprio giudizio, un proprio voto, essere anche coscienti di quello che si sta facendo. Perché a volte vengono fatte delle scelte da parte dei politici che comunque non combaciano con le scelte dei cittadini. Perché? Perché magari i politici scelgono determinate cose, optano verso determinati argomenti, determinate scelte, ma i cittadini non vanno bene, quindi sarebbe opportuno magari coinvolgere anche i cittadini. Tu che dici? Dice, andare dal sindaco, dice guarda questa cosa non mi va proprio. Guarda, io sono uno che ha una specie di allergia a pelle con la parola comunicazione. La comunicazione è quando io ho una cosa da dire, un pensiero, una notizia, voglio dire a un'altra persona un fatto, una qualsiasi notizia, e riesco a far capire all'altra persona quello che io voglio dire. Cioè comunicare, cioè tra le persone cioè, ci deve essere un dialogo, perché se non c'è un dialogo non crei occasione per comunicare. E a cosa serve? Serve anche all'inclusione sociale. Perché è importante la comunicazione fra le persone? Perché così possono riuscire a capirsi meglio, ma non è sempre detto che riescono a capirsi anche se comunicano. Si sente parlare moltissimo di comunicazione, forse perché non si parla. Dare agli altri anche l'interpretazione del proprio modo di essere. E come mai le persone litigano anche se comunicano? Questa è una vera domanda. Perché spesso usano degli strumenti di comunicazione sbagliati. Forse perché non parlano, magari, e si illudono di parlare comunicando. Però il fatto che certe possibilità, come internet per esempio, che sono enormi, spesso vengono usate male, ecco, questo penso che sia un problema. E che l'incomprensione può derivare anche dall'uso sbagliato del comunicare. Beh, il litigio fa parte della natura umana, quindi litigare è anche un bene, perché si litiga e poi speriamo che si fa pace. Cosa significa la sicurezza sul lavoro?
che uno può lavorare tranquillamente senza dover anche, oltre magari al pensiero di dove guadagna lo stipendio, anche il pensiero di poter farsi male o morire sul lavoro. Saper evitare inconvenienti che potrebbero essere dannosi per la tua salute. La sicurezza sul lavoro sono delle precauzioni che devono essere rispettate da tutti al fine di evitare gravi incidenti che spesso si verificano. Beh, sicurezza sul lavoro vuol dire che uno deve andare a lavorare e essere tranquillo e non ritornare a casa senza un dito, senza una ferita che si può procurare sul lavoro. Perché è importante rispettare le regole di sicurezza sul lavoro? È importante perché altrimenti le persone che lavorano rischiano per il lavoro la vita. Bisogna stare attenti se si usano delle macchine, degli attrezzi, e bisogna fare attenzione, essere sempre vigili e niente, fare attenzione e fare il proprio lavoro fatto bene, senza farsi male. Perché c'è bisogno di una legge sulla sicurezza? Beh, la legge sulla sicurezza c'è bisogno perché i datori di lavoro a volte, per non spendere, trascurano le norme elementari di sicurezza e quindi sottopongono i propri dipendenti a dei rischi che è meglio evitare. E quindi occorrono delle leggi che impongono a tutti i datori di lavoro di istituire quel minimo di sicurezza normale per proteggere i propri dipendenti. Perché ci si fa male anche se c'è la legge? Perché di solito lui è portato a non rispettarla, noi siamo gli individui un po' strani. Ho fatto in tutto 27 interviste e sono anche andato in una falegnameria e in una redazione televisiva. A questo punto Paola ha voluto che rivedessi tutte le interviste che avevo fatto e adesso vediamo se riusciamo a capire meglio che cosa dice il manifesto. Come fare per accettare qualcuno nel nostro gruppo? Punto 1. Diversità. Per certe cose esiste, per altre no. A volte fa paura, ma se la conosciamo no. Essere diversi non significa essere migliori o peggiori degli altri. Punto 2. Istruzione. Tutti devono poter andare a scuola, perché non solo si impara la propria cultura, ma anche quella altrui. Punto 3. Partecipazione politica. Ognuno di noi ha il diritto di dire la sua a chi comanda. Non dobbiamo essere timidi. Punto 4. Comunicazione. Comunicare significa parlare, cercando di far capire all'altro quello che gli dico. Lui però si deve anche impegnare a capire. Tutti quanti dobbiamo poter comunicare con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Punto 5. Sicurezza sul lavoro. Tutti devono stare attenti quando lavorano, sia i lavoratori che i datori di lavoro, perché nessuno si faccia male.